Buongiorno, rassegna stampa di oggi 21 luglio. Vediamo cosa c'è sui giornali italiani e internazionali di fondamentale. La cosa più importante è il Corriere della Sera la mette in grande evidenza a pagina 1, il Financial Times pure, gli altri giornali sembrano dimenticarsene. C'è stato un incontro tra la May, il premier britannico, e Angela Merkel. Il titolo del Corriere della Sera vi fa capire tutto. Brexit, Merkel concede più tempo a Londra. Merkel concede più tempo a Londra. Ma allora io mi chiedo, vabbè, esiste un'Europa o non esiste un'Europa? Se esiste un'Europa, ci hanno strarotto le balle sui diritti di veto, sull'unanimità, ma può essere soltanto uno dei componenti dell'Europa fatta a 27 che decide il tempo che si deve avere per rispettare i trattati europei quando uno dei paesi vuole uscire dall'Europa, come hanno deciso gli inglesi con un libero referendum? Come si fa? Perché anche il Financial Times fa lo stesso identico pezzo del Corriere della Sera, nel senso che credo che sia vera l'interpretazione. Cioè, si mettono d'accordo Merkel, presidente del consiglio, il cancelliere tedesco, il presidente del consiglio, il premier inglese. Vabbè, sì, c'è stato questo referendum, siamo noi che decidiamo i tempi. Va bene che si devono decidere i tempi, ma li decide la Merkel? E poi dici che si ha un atteggiamento antitedesco e ci sono degli italiani che dicono non vogliamo essere sottoposti al diktat tedesco. Però plasticamente si capisce che questa è un'Europa che è stata conquistata dalla Germania senza la forza delle armi, ma con la forza della nostra incapacità. Mi sembra evidente, dovevamo contenere la Germania nell'Europa, questo pensavano i padri costituenti dell'Europa, in realtà è l'Europa che è stata conquistata dalla Germania, la signora May, il primo posto dove va è in Germania. Non gliene fotte nulla dell'Italia, relativamente della Francia e tutti gli altri paesi satellite. Andiamo avanti così. Erdogan, che non mi sta affatto simpatico, e vi è del tutto chiaro in questi giorni, l'ho detto in tutti i modi, ieri intervistato da Al Jazeera dice una cosa che però alla fine a me mi fa simpatia. Ovviamente non può stare simpatico un dittatorello islamista come è Erdogan, anche se eletto con la maggioranza, visto che noi siamo fissati con la democrazia, mi sembra che quello sia lo standard col quale Erdogan oggi comanda. Ma la cosa che mi è divertita nell'intervista di Al Jazeera, oggi la riportano molti giornali, è che Erdogan ha detto: scusate, ci state rompendo le balle a me, a noi, perché abbiamo fatto lo stato d'emergenza, peraltro votato da un consiglio dei ministri che è stato eletto democraticamente. Nel frattempo la Francia ha prorogato a 6 mesi lo stato d'emergenza e nessuno gli rompe le balle. Io aggiungerei. E la Francia ha bombardato la Libia senza che nessuno gli rompesse le balle. La Francia, aggiungerei io, ieri ha deciso che si possono prendere i vostri telefonini se siete sospettati e manomettere, intercettarli senza giudizio e senza il vaglio di un magistrato, che peraltro in Francia è sottoposto al controllo del ministero. Vabbè, adesso ovviamente passatemi per favore questo paradosso. Non possiamo e non dobbiamo pensare che la Turchia islamista sia come la Francia. Di Hollande, ma mi viene molto da ridere le critiche che noi facciamo europei nei confronti della democrazia e degli stati di emergenza turchi quando noi, in maniera un po' più ipocrita, facciamo le stesse identiche cose. Detto questo, la battaglia nostra è contro gli islamisti, la battaglia loro è contro i laici. Quindi, tra le due battaglie, io sto sicuramente contro agli islamisti. Fantastica. Io la Rodotà me la leggo tutti i giorni perché si è aperta la convention repubblicana a Cleveland e la Rodotà ogni giorno si trova un modo per attaccare Trump, non che Trump non ne dia delle buone occasioni, ma la cosa stupenda è che oggi la Rodotà ha proiettato sull'America il suo mondo dei parioli, de San Lorenzo, della prima circoscrizione di Milano, cioè del fighettismo italiano. Ha trovato un americano che dice: se Trump vince, me ne scappo in Canada. Esattamente come gli intellettuali che frequentano la Rodotà: se vince Berlusconi, me ne vado a Parigi. Insomma, c'è questa specie di tic italiano che applichiamo come un cliché alla lettura della storia americana che mi fa davvero sorridere. Viva Ferraresi sul Foglio, che mi sembra che di questa lettura Guzzanti sul giornale, che parlano anche in maniera dura contro il trumpismo, ma almeno non utilizzano questi cliché de Roma, della fighettismo de Roma che girano qua da settembrini.
Favolosa la storia americana, perché siamo anche d'estate, cioè che palle parlare ancora di intercettazioni di Berlusconi, ne parleremo tra poco. Ma la cosa più bella è il capo della Fox, che è la televisione di maggior successo americana, è un signore settantenne, amico di Reagan, di Ford, una vecchia generazione repubblicana che sposta la Fox e la fa diventare una grande rete conservatrice, che ha anche fatto delle critiche attraverso le sue giornaliste a Trump. Ed è proprietà di Murdoch. Beh, sostanzialmente il capo della Fox è stato, sta per essere licenziato dai figli di Murdoch per molestie sessuali nei confronti di alcune, di una giornalista che a sua volta è stata fatta fuori dal capo della Fox. Questa è l'America, perché l'America è anche il fatto che la molestia sessuale sarebbe che lui gli ha detto, gli avrebbe detto, aperte le virgolette, mi scuso, peccato che non abbiamo scopato insieme, chiuse le virgolette. Questo avrebbe detto lei a lui. In questo modo metà degli italiani sarebbero in galera, ma comunque l'America è l'America, voi lo sapete che con i suoi bello e il suo difetto questa cosa non si può dire. Peraltro non è neanche detto che l'abbia detta questa cosa qua. La sostanza è che questo fogliettone estivo del capo di super successo repubblicano tosto della Fox è una storia che a me piace moltissimo. Oggi la racconta bene Ferrara, che non fa i suoi voli pindarici, ma oggi racconta da par suo questa storia favolosa sul foglio. Ancora sul foglio, Cairo, al foglio dedica una sua intervista, la sua prima intervista dopo aver vinto la RCS. Lo fece anche Fruffru, come si chiama, il Conte Mascetti della Rai, Campo dell'Orto. Campo dell'Orto, Fruffru fece la prima intervista da presidente della Rai, l'amministratore della Rai, a Claudio Cerasa, in cui disse un sacco di stronzate che non si capivano. L'unica cosa su cui fu obbligato Cerasa a titolare era: noi dell'Auditel non ce ne occupiamo. E questo è evidente, visto i disastri che sta combinando, ma insomma era come se una scusa preventiva. Oggi Cairo parla con Cerasa, così come Frufru aveva parlato con Cerasa appena nominato, e questo è un bel colpo per Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e gli dice: beh, insomma, intanto è un'intervista in cui il povero Claudio ha cercato in tutti i modi di tirargli fuori qualche cosa, ma Cairo è sembrato una via di mezzo tra Fanfani, Aldo Moro e Eccetto la Qualunque. Quindi è un'intervista in cui non si capisce nulla. L'unica cosa che si capisce è che Cairo gli chiedono: ma scusami, vuoi fare il terzista, cioè né con l'uno né con l'altro? E Cairo dice: beh, adesso ce ne so tre, ci sta Grillo, ci sta Berlusconi e ci sta Renzi, quindi faccio il quartista, né con l'uno né con l'altro. È una bellissima vai via d'uscita di Cairo. Non vorrei che anche Cairo diventasse Frufru come come il Conte Mascetti, ma capisco che è un uomo di numeri e di sostanze, quindi non si faccia imbrigliare. Poi quando fa i suoi giudizi su Renzi sono 15 righe in cui io vi invito a leggere, da qualche parte ci sarà. Però d'altronde, che cosa volete che faccia quello che ha appena conquistato il Corriere della Sera? Fa il suo mestiere, quello di far finta di non fare l'editore, mentre come sappiamo gli editori fanno finta di non fare gli editori, ma alla fine fanno gli editori, cioè comandano sugli impiegati che sono i giornalisti. Comunque, nuova via del Corriere, il quartismo, lo stabilisce oggi Cairo sul foglio. Vorrei andare avanti su un'ultima cosa che mi ha molto. No, mi sono dimenticato questa cosa del quartismo. Ah, ecco, certo, Della Valle non ci sta alla vittoria da parte di Cairo e Banca Intesa, e io vi spiego il perché. Il motivo è molto semplice. Ha vinto perché ha preso più azioni Cairo. Cosa è successo però? Nei giorni immediatamente precedenti alla fine dell'offerta, Cairo, attraverso la sua holding di famiglia, che non è quella che lanciava l'offerta, ha comprato un pacchetto di azioni a Londra del 4%. In più, un altro pacchetto del 4% è stato comprato dal consulente di Cairo, che si chiama Equita, guidata da un bravo banchiere che si chiama Francesco Perilli. Quindi, sostanzialmente, Cairo stava facendo un'offerta a tutto il mercato, e mentre faceva questa offerta, lui stesso e il suo consulente hanno comprato due pacchettoni dell'8%, il che vuol dire tanto, perché l'8% è quello che più o meno del 10%, 8% tolto da una parte e messo dall'altra, capite che cambia tutta la storia dell'offerta. È vietato farlo? No, non è vietato farlo, anche se
Questo atteggiamento, secondo alcuni avvocati che stanno passando le carte a tutti noi giornalisti, questo atteggiamento è un atteggiamento concertativo, cioè durante un'offerta nei confronti di tutti c'è stata una concertazione tra diversi soggetti, in particolare Cairo e il suo consulente, per comprare dei pacchetti fuori mercato, e questo violerebbe un articolo del TUF, del Testo Unico della Finanza, che è l'articolo 42, che prevede la correttezza e durante l'offerta da parte di tutti i partecipanti all'offerta. Lo so, vi ho annoiato. È una piccola notiziola per dire che Della Valle e i suoi hanno questo piccolo grimaldello legale per dire che l'offerta non è stata fatta con la dovuta correttezza. Io non faccio l'avvocato, non so se questo è vero, so che però questa è la strategia che stanno mettendo in piedi. Infine, le intercettazioni di Berlusconi non passano. In realtà sono intercettazioni tra Berlusconi e delle sue protette. Non passano per il voto segreto che c'è stato in aula. È una pantomima italiana ridicola. Delle sue intercettazioni non me ne fotte nulla. Fino a prova contraria, i senatori non dovrebbero essere intercettati, ma su Berlusconi questo non vale, vale per tutti. C'è una legge, ma per Berlusconi questo non vale, perché in realtà si finge di intercettare le sue amichette. Quello che si è detto sulle sue amichette mi interessa ancora di meno. Questo è un processo assurdo. Ma la cosa fondamentale è che chiedere il voto segreto che ha portato a questo colpo di scena al Parlamento, ci sono stati anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali questa mattina hanno detto e hanno fatto vedere come loro stessi alla Camera hanno detto: ci siamo sbagliati a chiedere il voto segreto. Mi sembra il senatore Airola. Mettete a verbale che mi sono sbagliato a chiedere il voto segreto. Quindi siamo arrivati in una nuova dimensione, non quella del quartismo di Grillo. Chiediamo il voto segreto. Otteniamo il voto segreto grazie a quella nostra richiesta e poi verbalizziamo che ci siamo sbagliati a chiedere il voto segreto, cioè verbalizziamo che siamo dei cretini. Scusi, sono un cretino, nel frattempo però ho ottenuto il voto segreto. È la apoteosi dell'incapacità politica, almeno questo. O penso alla cattiva fede, cioè che tu chiedi il voto segreto e poi ti pulisci la coscienza facendo finta che quel voto segreto ti sei sbagliato a chiederlo, oppure sei un cretino che non sai ancora, dopo qualche anno, come e dove votare in questo Parlamento. Tertium non datur. In realtà anche il PD ha chiesto il voto segreto e alla fine è stata quella che il voto segreto ha permesso a Berlusconi di non vedere le sue intercettazioni con le due ragazzine pubblicate e sbattute sui giornali. Conta poco perché sui giornali uscirà tutto, è già uscito tutto, insomma, lo sputtanamento è complessivo. Me ne compiaccio, ma mi diverte molto questa farsa parlamentare per cui tutti sono innocenti e tutti sono colpevoli. Vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao.